progetto è la prosecuzione di quello già iniziato lo scorso anno pastorale, e quest'anno così ci siamo voluti ispirare al progetto nazionale presentato dalla Conferenza Episcopale, aggiungendo però una particolarità. Quindi il nostro progetto si chiama Se mi diverto, seme divento. Si è incentrato un po' tutto, ancora così come lo scorso anno, su delle esperienze che ci hanno permesso di stare insieme, di vivere insieme con Daniele, che è il ragazzo che coordina e che vive attivamente questo progetto, delle esperienze a 360 gradi per dare anzitutto un cammino di comunità e di fede a coloro che partecipano e permettere anche di sentirsi protagonisti con i loro talenti, con le loro particolarità, con le loro capacità a favore dei più piccoli, dei più giovani della comunità, ma anche delle attività tipicamente della parrocchia, quali possono essere l'animazione o il coordinamento, la gestione dell'oratorio, delle sagre e di altre iniziative. Quindi il progetto vuole diventare proprio un segno che viene dato alla nostra comunità come qualche cosa di nuovo, ma qualche cosa di tradizionale, che è capace di portare delle novità, che è capace di portare dei frutti, che è capace di portare qualche cosa di buono per noi e anche per gli altri. L'obiettivo è proprio quello di cercare di ricostituire un po' l'esperienza della comunità e delle relazioni che, così come tutti sappiamo, sono state un po' ferite dal tempo della pandemia e un po' limitate. E il desiderio è quello, così come stiamo vedendo, di allargare sempre di più la presenza e anche il coinvolgimento delle categorie più giovani. In primo luogo accogliendoli in oratorio, quindi cercando di mantenere l'oratorio come un luogo educativo, come un luogo sia accogliente ma nel quale devono essere rispettate alcune regole, e soprattutto un luogo nel quale con molta semplicità e con molta fraternità si vivono dei valori che sono i valori che ci vengono trasmessi dal Vangelo. Quando parliamo di accoglienza nel progetto parliamo di qualcosa che sicuramente è fondamentale, perché ovviamente dove c'è accoglienza c'è quello che permette ai ragazzi di dare il meglio di sé, qualcosa che è importantissimo dal punto di vista sia personale sia dell'intera comunità. Per il fatto che l'accoglienza è tutto ciò che permette a una persona di sviluppare al meglio le proprie caratteristiche, anche mettendosi a servizio di tutti, alla base di quello che è la Chiesa. Secondo me tre caratteristiche che non possono mancare in un oratorio accogliente sono il rispetto, perché in un oratorio accogliente il rispetto fa da base a tutte le altre caratteristiche, perché non può esserci quotidianità, non può esserci gioco se non si rispetta l'altro, i propri spazi, gli spazi degli altri. Un altro aggettivo che deve avere un oratorio accogliente sono delle porte sempre aperte, perché senza porte aperte non si può avere un'accoglienza molto fisica e neanche una reputazione d'accoglienza, per cui si può entrare e sentirsi a casa. E una terza caratteristica è il sorriso di chi è già dentro l'oratorio. Se non si accoglie col sorriso non si è veramente predisposto ad accogliere, non è una vera accoglienza. L'adolescenza è un momento molto importante nella vita di ognuno, proprio perché in questo periodo cresciamo, si cresce, ma allo stesso tempo è anche molto difficile, perché si utilizzano sempre di più i social per socializzare e sempre meno di persona. Il nostro oratorio cerca di accogliere più persone possibili attraverso dei progetti. Abbiamo fatto molti progetti, per esempio partendo dal post-cresima dei ragazzi delle medie, ma anche con dei viaggi, per esempio quello che è stato fatto a Roma. Inoltre noi svolgiamo anche delle settimane comunitarie con i ragazzi più grandi, con gli animatori del Crest. Ne abbiamo già fatte due, ne stiamo facendo una proprio adesso. Abbiamo dei momenti in cui parliamo tra di noi, cerchiamo di conoscerci, come accogliere i ragazzi, prepariamo anche un po' il Crest per far sì che nessuno all'interno dell'oratorio venga escluso. Un
Penso e spero che questo progetto, così come è avvenuto negli ultimi 2 anni, possa sempre far sentire i ragazzi, i giovani a casa in oratorio come luogo di incontro, di amicizia, di condivisione. Soprattutto spero che continui a passare anche all'interno della comunità il messaggio che c'è un bel gruppo di ragazzi, di giovani, di adolescenti e anche di meno giovani che sono testimonianza viva e vera di quello che è lo spirito e l'essenza dell'oratorio, che sono testimonianza di condivisione, sono testimonianza di amicizia e sono testimonianza soprattutto di servizio.